Tanti ragazzi che vedo lì dietro, non so se sono bravo come loro di recitare, perché veramente sono stati bravissimi, quindi conto anche sulla loro attenzione. Come ha detto Andretta, io ho presentato pochi mesi fa un argomento che era sicuramente interessante, che interessava la fotografia della piazza principale di Rovigno. Quest'oggi vi presenterò un argomento altrettanto interessante, sempre che vede la nostra città e la nostra gente protagonisti. Il titolo è La prima tipografia istriana di Antonio Coanna. È stata così chiamata da colui che l'ha fondata. Come vedremo, non è stata proprio la prima tipografia, ma siamo quasi lì vicini. Un tema che ho presentato di recente al convegno organizzato dalla Biblioteca Cittadina di Pola per festeggiare, per ricordare il 155esimo dell'avvio della prima tipografia in Istria e soprattutto per l'arrivo della famiglia Coanna di Venezia a Rovigno. Come vedete, questa prima illustrazione in basso ritrae l'odierna piazza Garibaldi, come una volta si chiamava piazza Valdivora. L'ho messa qua perché l'edificio che vedete in fondo, dove oggi c'è la pescheria, era la sede, è stata la sede della tipografia Coanna fino al 1950, dal 1859 al 1850. Come ho detto prima, questa mia conferenza come intervento a Pola è dedicato al 155esimo dell'arrivo a Rovigno di Coanna e dell'avvio della prima tipografia istriana. Qua ho messo uno slide che riproduce la bibliografia essenziale, in effetti 10 tra i titoli più interessanti che trattano esclusivamente l'argomento della tipografia e di Coanna, a partire da Cesare Panini del 1950 a arrivare all'ultimo di Nader Busleta, presentato nel 2005, comporre assieme un po' quello che era stato fino al 2005 scritto su questi argomenti. La tipografia Coanna di certo ha rappresentato per me una cosa non solamente interessante ma importante. Forse qualcuno di voi si ricorderà, io questo aneddoto l'ho trovato mi sembra nel giornale Rovigno Nostra, che diceva un aneddoto che quando uno era un po' particolare diceva chi può stampare Coanna, per dire, perché non so se ricordo, forse Paulette si ricorderà con le persone più giovani come quindi questi sono i titoli principali. Dicevo prima, quindi per arrivare, non è che l'esperienza di Coanna sia stata proprio la prima, seppur lui venendo, come vedremo, da Venezia, Antonio Coanna chiamò la sua tipografia la prima tipografia Coanna. Ma in effetti, se parliamo degli albori dell'attività tipografica e del giornalismo in Istria, bisogna risalire qualche secolo prima. Qua ho messo risalire alle iniziative capodistriane dello stampatore Feltrino Panfilo Castagli e dei suoi collaboratori Giusti Napolitani, quindi capodistriani, Sardo Grati e Francesco Grisoni. Siamo nella seconda metà del XVI secolo e perfino c'è chi pensa che a dare la priorità in Italia per quanto riguarda la stampa, l'uso dei caratteri mobili, dei tipi mobili, di dare per quanto riguarda il suolo italiano la priorità a questo Feltrino Panfilo Castagli rispetto a Gutenberg, che è stato quello che tutti oramai conosciamo, l'inventore della stampa moderna, anche se c'è da dire che i cinesi già nel VI secolo conoscevano qualcosa simile alla stampa.
e ovviamente in, parallelamente al, al Gutenberg ci sono altre iniziative in Italia e in Olanda, quindi che datano proprio la seconda metà del XV secolo, e quindi anche questo Panfilo Castaldi sembrerebbe che abbia anche collaborato con Gutenberg. Un'altra iniziativa va ricondotta agli anni 60 del XVII secolo ad un veneziano, Antonio Turini, che si spostò a Capodistria. Questo è il primo Panfilo Castaldi, era venuto a Capodistria perché era medico. Antonio Turini si spostò invece, si occupava anche di tipografia, ma eravamo già nel XVII secolo, e impianta una piccola tipografia, anche lui con caratteri mobili, ed che ha avuto un'attività, una durata saltuaria. Per quanto invece riguarda gli albori e gli inizi del giornalismo in Istria, bisogna quindi risalire al Foglio Periodico Istriano, lì che uscì dal 1807-1810, all'Istria del Candel e al Popolano dell'Istria di Michele Facchinetti. Il primo era un giornale, gli altri erano delle riviste, soprattutto quella dell'Istria del Candel, che un po' voleva ripercorrere la strada dell'archeografo triestino che era partito negli anni 30 del XIX secolo, e poi degli Atti Istriani pubblicati nel 1843-46. C'è da dire che anche poi è sorta una certa una diatriba tra con i capodistriani che vantano, che ovviamente vantano, almeno dicono, la priorità. Perché questo Foglio Periodico Istriano, che vedete che è stato stampato, che uscì dal 1807-1810, in effetti venne stampato a Capodistria da una tipografia Weiss, che era una tipografia triestina, ma che era stata ingaggiata dal prefetto Calafati, che eravamo in tempo francese, per ciò che diventasse la tipografia prefettizia, e stampava tante cose per quindi questo autogoverno locale, ma stampò anche il Foglio Periodico Istriano, e forse giustamente i capodistriani dicono: guardate che sì, la vostra si chiama prima tipografia istriana, ma forse non è stata effettivamente la prima a sorgere sul suolo istriano. Per introdurre quindi qua nella nascita della tipografia, ho messo questa illustrazione che è la figura, quindi con quella che era la situazione degli anni 50 del secolo XIX, in Istria brevemente. Arrivavamo dal 1848-49, l'epoca quindi della rivoluzione di tutta Europa, era in corso, e anche l'Istria risentiva delle ripercussioni dell'età assolutistica di Alexander Bach, e soprattutto del conflitto ormai aperto tra l'impero asburgico e l'Italia risorgimentale. Per quanto riguarda l'Istria, faceva parte della, si chiamava, provincia del litorale, assieme alla città immediata di Trieste e della contea principesca di Gorizia ed Gradisca, provincia del litorale che aveva il suo centro politico a Trieste, dove quello che noi oggigiorno chiamiamo la giunta, che quindi con la funzione esecutiva, quindi anche politica, era l'imperiale regia luogotenenza, che aveva sede a Trieste ed era presieduta dal luogotenente. Importante poi, ho messo qua Pola stava assurgendo al principale centro anche economico e principale porto militare dell'impero asburgico, dopo che era stato nel 1856 aperto l'arsenale, quindi che diede tanta vita alla città di Pola, circondario, e come succederà per tante cose anche nel campo della tipografia, vedremo che ad incentivare l'arsenale ci furono soprattutto anche tantissimi rimanenti, forse a Pola, perché Pola allora aveva circa, all'inizio degli anni 50, pensate, Pola aveva circa poco più di 1000 abitanti.
15 anni dopo, 14 anni dopo l'apertura dell'arsenale, 1869, Rovigno ha circa 12.000 abitanti, Pola ne ha poco più di 10.000. Poi c'è un salto notevolissimo, nel 1880 Pola arriva a 25.000 per arrivare agli oltre 50.000 nel 1910. Vediamo qual era la situazione a Rovigno. Rovigno contava, come ho detto, circa negli anni 50 del XIX secolo circa 11.000 abitanti, era allora il centro economico, demografico istriano più importante, centro della pesca, della navigazione a piccolo cabotaggio, quindi costiera, era il centro anche di aveva anche sede il tribunale circolare, che era la massima autorità giudiziaria di quello che era la provincia dell'Istria, ed erano attivi già alcuni opifici interessanti, opifici in città a partire dagli anni 40, una fabbrica, un mulino a vapore, una fabbrica di paste, c'era una fabbrica di tele Gorpi, operava sull'isola di Sant'Andrea un cementificio chiuso negli anni 90, c'era una fabbrica anche di Ofele che sono del campo dolciario, c'era uno stabilimento, pensate, anche per pettinature di lini e per canapa greggia, e quindi Rovigno era sicuramente all'avanguardia allora, non a caso nel 1850 vi venne fondata, costituita la Camera di Commercio e dell'Industria dell'Istria, quindi nel 1850, che aveva sede nell'edificio numero 22 di via De Amici, dove una volta aveva sede il dottor Mazzi, oggi non so chi abita la famiglia Ciucca, se mi sembra, quel bel edificio della veranda. Poi la Camera di Commercio si spostò più tardi in quella che era la sede del magistrato civico, dove oggi quindi opera il comune. Pensate che in un registro del 1852 Rovigno aveva 371 esercizi artigianali, commerciali e manufatturieri, c'era un po' di tutto, calzolai, velai, carpentieri, palloni di barche e così via. Quindi qua certamente i Coana, non a caso la famiglia Coana scelse Rovigno per impiantare la loro attività, per due motivi essenziali. Primo, perché a Venezia c'era una forte concorrenza, anche il socio di Antonio Coana, il fondatore della tipografia di Rovigno, operava nel campo tipografico, aveva alcune tipografie, ma c'era una fortissima concorrenza a Venezia e poi soprattutto Rovigno offriva una promettente situazione soprattutto economico-finanziaria a metà del XIX secolo, tra l'altro proprio il 1859 è l'anno di apertura anche della biblioteca stancoviciana, che era stata, quindi arrivò Rovigno grazie a un lascito, un legato del canonico Pietro Stankovic di Armano. E quindi in fin di conti Rovigno e Coana scelsero Rovigno per impiantare un'attività di cui allora sia Rovigno che l'Istria difettava. Qua abbiamo messo un estratto dallo Status Animarum della parrocchia di Rovigno, dal quale si evincono i dati principali biografici di Antonio Coana. Coana è nato nel 1823 a Venezia e che ebbe in prime nozze il figlio Gaetano, che poi vedremo avrà tanto successo con la tipografia aperta a Parenzo. Ed in seconde nozze si sposò poi con la rovinese Margherita Gisà, che aveva fino a una trentina d'anni fa anche la tomba, c'era la tomba nel cimitero di Rovigno. I Coana
arrivano a Rovigno nel 1859 i due fratelli Gaspare ed Antonio Coama e subito aprono una tipografia con il permesso dell'imperiale re della luogotenenza di Trieste e la chiamano la prima tipografia esterna, perché allora erano coscienti che era la prima vera iniziativa in questo campo, quindi avviata in Istria. Di Gaspare non si sa poi che fine abbia fatto, però Antonio Coama, quindi è stato il promotore di questa iniziativa, vedremo tante, e sarà il protagonista fino alla morte nel 1884. Già dopo i primi mesi, quindi, che avevano aperto la tipografia, esce il primo volume, che è una ristampa dell'opera, anche questa scelta non a caso, che è la ristampa dell'opera Origine delle feste veneziane di Giustina Renier, che era figlia dell'ultimo, figlia di un doge veneziano e moglie dell'ambasciatore Marcantonio Micheli, che era ambasciatore di Venezia a Roma. Perché scelgono questo titolo, quindi questo volume, Origine delle feste veneziane? Non solamente perché erano quindi loro di Venezia e sapevano quindi che era un'opera che aveva già avuto due edizioni, soprattutto perché si erano accorti che a Rovigno ancora la civiltà, la tradizione veneziana era viva. Quindi Venezia era scomparsa da una sessantina d'anni, ma però era sempre vivo quindi questo spirito veneziano che era stato anche un po' così, aveva provocato qualche perplessità durante i moti rivoluzionari del 1848 e quindi ritengono opportuno presentarsi al pubblico rovignese con questo volume, quella, in effetti la terza ristampa di questo volume stampato, di quest'opera stampata in due volumi. Contemporaneamente anche stampano il primo giornale istriano, che è praticamente il primo giornale che esce in Istria, stampato in Istria, dopo il Foglio Periodico Istriano stampato nel 1807-1810, ma in effetti questo è il primo stampato in Istria. Tra l'altro il primo stampato dei clani, ma anche il primo giornale di orientamento liberale nazionale, che era l'orientamento politico che stava quindi avendo tanto successo in Istria e che era legato alla cerchia politica, italiana. E vi collaborarono a questo giornale che fu spesso, anche per il suo orientamento liberale nazionale italiano, fu spesso censurato dalle autorità austriache, e vi collaborarono quelli che allora erano i massimi rappresentanti della cultura, quindi della storiografia istriana, Tommaso Luciano, Carlo Combi, Antonio De Madonizia, Giovanni e Luigi Barsan, Carlo De Franceschi. Qua vi ho messo le due testate, i due frontespizi del frontespizio dell'Origine delle feste veneziane e l'altro l'istriano, quindi, che uscì per breve tempo fino al luglio del 1861. Però eravamo già nel nuovo clima quindi politico della Dieta Democratica Istriana, convocata il 6 aprile del 1861, a seguito sia del diploma di ottobre del 1860 che della patente, così si chiamano questi documenti, della patente di febbraio del 1861, una specie di costituzione, una nuova costituzione che avveniva dopo il regime assolutista di Bach e quindi Francesco Giuseppe voleva introdurre delle novità, un po' di liberalismo nello Stato, quindi asburgico. La patente di febbraio introduceva il bicameralismo a livello nazionale, ma soprattutto dava la possibilità di convocare i parlamenti provinciali. Anche l'Istria, che era
parte della provincia del Litorale, che era comunque una delle tre province, ebbe l'opportunità di convocare la propria dieta, che si chiamò dieta, la dieta provinciale istriana, convocata il 6 aprile del 1861, però questo mandato terminò ben presto, perché c'era la dieta doveva eleggere due rappresentanti dell'Istria al Parlamento di Vienna. La maggioranza l'avevano quindi liberali nazionali italiani, 20 su 30 o rispettivamente 33, e quando c'è stata la votazione per votare i due rappresentanti, gli italiani, cioè i rappresentanti del Partito Nazionale Nazionale, votarono nessuno, e quindi la dieta passò quindi alla storia come la dieta dei nessunisti. Pensate che se tra i 20 nessunisti, quindi che votarono contro, ben 6 erano rovinesi. Quindi ciò significa che già all'inizio degli anni 60, lo dimostra anche l'istriano di cui abbiamo appena parlato, si verifica una radicalizzazione nella vita politica istriana. Rovigno, grazie anche al giornalismo, diventa, anche grazie ai nessunisti, diventa la piazzaforte del Partito Liberale Nazionale. Contrastato, guardate, a Rovigno una cosa particolare, non tanto perché in Istria già con la convocazione della dieta si presenta subito questa, diciamo, da una parte il Partito Liberale Nazionale, dall'altra parte cresce il Movimento Nazionale Croato, rispettivamente sloveno, e che contraddistinguerà praticamente tutta la storia politica della seconda metà del XIX secolo fino alla prima guerra mondiale. Rovigno era praticamente immune da questa lotta sul piano politico-etnico, perché Rovigno era allora etnicamente omogenea, c'era quasi il 95-96% di popolazione italiana, e a Rovigno non c'è stato il grande scontro tra le due etnie, ma soprattutto lo scontro, almeno inizialmente, tra il Partito Liberale Nazionale e i clericali che erano filo governativi. Poi vedremo in seguito, si aggiungeranno altre forze politiche anche a Rovigno. E guarda caso, Ippolana, provenienti da Venezia, che era quindi al centro anche del risorgimento italiano, sono proprio vicini ai circoli liberali nazionali, e vedremo tanto anche, avrà un ruolo da protagonista in questa vicenda politica. E nei primi decenni di attività dei Coana vengono stampati vari opuscoli di vario genere. Fino al 1870 stampano anche gli atti della dieta provinciale dell'Istria, che poi verranno stampati a Parenzo. Stampano soprattutto per il magistrato civico, stampano per le scuole, il capitolo, le confraternite, per le nuove imprese manufatturiere, e però per attendere un nuovo giornale dopo l'istriano bisognerà attendere gli anni 70, come vedremo in seguito. Qua vi ho messo alcuni titoli, frontespizi di opere pubblicate da Antonio Corana, l'Aurora, che era per l'asilo infantile aperto a Rovigno già nel 1854, poi chiuso e riaperto nel 1861, e questa dedicata proprio all'asilo e riaperto nel 1861. Rovigno nel 1868 vede nascere anche la società agraria istriana, e quindi stampano gli statuti per la società agraria istriana, stampano la storia documentata dei lussini del dottor Matteo Nicolic, ma stampano anche una delle prime opere di Bernardo De Nussi, il saggio sulla geografia dell'Istria, che è, possiamo dire, l'opera giovanile per eccellenza di Bernardo De Nussi. Siamo comunque già entrati negli anni 70, e Rovigno conosce un boom manufatturiero di particolare intensità. Vengono aperte
come quasi tutti sapete, la fabbrica tabacchi 1871-1882, quella di Sardine 1881, e quindi entrano in scena quelle che saranno le protagoniste della vita sociale rovignese, le tabacchine sardelline. Arriva, si aprono anche altri opifici, una fabbrica di cera e di candele, aprono una fabbrica di vetro, arriva il treno 1886, si apre l'ospizio marino 1888, cui il Benussi dedica la storia di Rovigno, si apre la stazione zoologica con acquario che era parte dell'istituto zoologico di Berlino, vengono installati l'ufficio postale e telegrafo già nel 1857, il telefono qualche decennio più tardi, all'inizio del XIX secolo, arriva l'acqua e l'acquedotto di Campolongo 1908, la grande distilleria dei Vianelli che produceva soprattutto prodotti chimici, era all'avanguardia. Allora in Europa nel 1905 aprono la prima banca a Rovigno, il credito di Rovigno, arriva il gas, l'officina del gas, nel maggio del 1905 abbiamo quindi l'inizio dell'illuminazione a gas cittadina. Tutto questo avviene forse anche a coronamento di quello che era successo nel 1969-70, Rovigno viene quindi Rovigno assume lo status di città autonoma con proprio statuto. Rovigno per tutto il Novecento quindi cercò lo status di città che non le venne concesso fino al 1870 ed perfino non solamente di città ma di città autonoma. Tre erano nella provincia del litorale le città che avevano uno status particolare: Trieste, che era città immediata dell'impero, Gorizia, che era anche aveva uno statuto particolare, e poi la città autonoma di Rovigno. Qua vi ho messo un proclama dedicato, quindi rivolto ai concittadini del Podestà Borghi, che annunciava quindi il nuovo statuto di città autonoma già nel 1868. Il nuovo statuto venne approvato il 10 marzo del 1870 e quindi dava alcune prerogative importanti. Il magistrato civico aveva le funzioni di capitanato distrettuale, un po' quello che è avvenuto nella Croazia con la città di Zagabria, che praticamente la funzione anche di regione. Il Consiglio cittadino era composto da 30 membri, aveva tutta una serie di competenze in vari settori della vita economica, civile e finanziaria. Quindi il fatto di essere stata città autonoma portò poi a questo sviluppo notevole anche sotto il profilo economico-finanziario. Negli anni 70 si assistono nuove iniziative editoriali tipografiche e un particolare fervore politico in Istria. Guarda caso, questo nuovo fervore tipografico partì proprio da Rovigno. Si aprirono nuove tipografie a Pola, a Capodistria e da Parenzo. A Parenzo si stabilì un figlio in seconde nozze di Antonio Coana, quindi probabilmente per Gaetano era diventato un po' ristretto l'ambito rovignese, si spostò a Parenzo e diede vita alla tipografia Gaetano Coana, che diverrà probabilmente la tipografia principale in Istria fino al 1910, e dopo la prima guerra mondiale quindi continuò a operare a Parenzo. Dopo la seconda guerra mondiale si trasferì a Trieste. Gaetano Coana furono stampate, per quanto riguarda la storia, la storiografia e l'archeologia, le cose più interessanti,
che sono usciti in Istria durante la seconda metà del XIX secolo e soprattutto cominciò a stampare dal 1870 gli atti della dieta provinciale che aveva sede proprio a Parenzo. Allora escono anche l'archeografo triestino e la Nascia Slova, che era il giornale La Nascia Slova che usciva dal 1870, quindi che era l'organo, diciamo, del movimento nazionale croato, che si stampava comunque a Trieste. Sono attive le prime sale di lettura croate dal 1866 a Castua, poi a Pola 1869. A Pisino viene istituita la società storica, storica politica istriana, che era una società che era di supporto al Partito Liberale Nazionale Italiano, e si sentiva quindi la necessità dell'istituzionalizzazione della ricerca storica ed archeologica. Difatti nel 1884, sulla scia della Costituzione della Società Politica Istriana, viene costituita a Parenzo la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, che tanto ruolo avrà nella ricerca storiografica e che stamperà anche gli atti e memorie di questa società, la rivista principale di storia, di archeologia e di storia dell'arte in Istria fino alla prima guerra, mondiale. Nel frattempo lo stabilimento tipografico e cartoleria, cioè lo stabilimento dei Quano diventa stabilimento tipografico, cartoleria e legatoria Antonio Canna, quindi anche per il fatto che allarga l'attività ai settori collaterali. Aveva sede sempre dove oggi si trova la nostra pescheria, acquista dei nuovi torchi, perché loro erano venuti a Rovigno con dei torchi, con le macchine, con alcune macchine vecchie avute dal Antonio Canna, dal suocero, quindi da Venezia. Acquistano due nuovi torchi, li vedremo poi in due illustrazioni. Antonio comunque muore nel 1884, la tipografia passa al figlio Antonio, quello Antonio, che morirà nel 1904. Poi la tipografia viene assunta, alla morte cominciò a chiamarsi nuovamente tipografia Quana, poi tipografia Quana Bartoli, perché venne diretta da Giuseppe Bartoli, che era cognato di Antonio, quello morto nel 1904. I due sposarono due sorelle Costantini, Teresa e Carolina. Qua abbiamo due illustrazioni che riproducono le due presse principali dei Quana, quella a sinistra la più antica, che è data sicuramente al 1870, perché sopra, non so se vedete, c'è la data, non si vede la data 1870, e mi dicono che è in restauro e si custodisce ancora oggi presso il Museo Civico di Rovigno. Mi sembra, almeno da quanto ho sentito di recente, che è stata data in restauro. È sicuramente un pezzo di archeologia industriale molto interessante, mentre l'altra a destra è un torchio che è comperato dai Coana, dalla ditta Kraus di Lipsia, e che si custodisce invece negli edifici della fabbrica di tabacco dell'Istra Grafica, e che data la fine degli anni 90. Questa fotografia ci è stata data per gentile concessione di Enis Cancellier, che è dirigente dell'Istra Grafica, ma vedremo poi perché è andata a finire nell'Istra Grafica. Gli anni 70 conoscono e 80 vedono quindi un rilancio del settore giornalistico editoriale, e dopo l'Istriano, quindi a metà anni 70, escono altri volumi. Esce il Maestro del Popolo, che aveva contenuti pedagogici ed educativi,
che è del 1874-75 e che è uno dei primi giornali di tendenze cattoliche. Presso i Quana si stampa l'effemeride agraria dell'Istria e poi il giornale della società agraria istriana, quindi giornali stampati presso i Quana, ma da parte della società agraria istriana, che come ho detto prima era stata istituita nel 1868 con argomenti soprattutto di agricoltura e zootecnia. E si stampa anche l'ascolta, che trova consenso soprattutto presso le società di mutuo soccorso e i circoli borghese e democratici filoperai. In questo volume, in questo giornale dell'ascolta, Giuseppina Martinucci pubblica anche i primi suoi lavori sia poetici che di narrativa. Qui ho messo la testata del Maestro del Popolo, quindi qua trovate l'ascolta e il giornale della società agraria istriana delle testate. A destra in basso è la testata della Pena, che non veniva scampato Rovigno ma Parenzo, comunque la direzione dell'amministrazione aveva sede a Rovigno. Questa illustrazione quindi successiva mostra gli anni 90, che rappresentano una nuova fase del giornalismo istriano, quale riflesso di due momenti particolari nella vita politica dell'Istria, soprattutto in riferimento alla questione giuliana e in riferimento all'evidentismo, che quindi stava prendendo sempre più piede anche in Istria, benché l'Austria-Ungheria fosse quindi anche l'Italia aderisse nel 1884 alla triplice alleanza. Escono allora tre giornali che erano vicini sempre agli interessi quindi del Partito Liberale Nazionale Italiano. Sono le Alpi Giulie, che era organo degli interessi, basta vedere anche il sottotitolo, quindi era organo degli interessi delle province italiane dell'Istria, ma aveva anche dava spazio al programma di un gruppo per l'emancipazione della donna, quindi già allora quindi c'era il problema dell'emancipazione della donna molto sentito. Ricorderò che a Rovigno poi all'inizio del Novecento sorgono tante associazioni, una era anche un'associazione delle donne, un'associazione per l'avvenimento della città. Un altro giornale che esce dai Quana per un breve tempo, soprattutto in funzione delle elezioni amministrative del 1894, è il Risveglio, che era anche su una linea antigovernativa e quindi in funzione soprattutto delle elezioni amministrative non ho sentito. E però quindi più moderato rispetto alla linea dura delle Alpi Giulie e soprattutto dell'Alba, che uscì dal 1894 fino al 1896 e che proponeva con fermezza l'idea liberale nazionale antigovernativa e che aveva come redattore Giuseppe Bartoli, di cui vi ho detto prima che era cognato dell'Antonio Quana, morto nel 1904, e che poi dirigerà anche il prossimo giornale che uscirà dai tipi Quana. Qua vi ho messo la testata delle Alpi Giulie, che si tratta dell'Idea Italiana, quindi il giornale che diede il maggior lustro alla tipografia rovignese dei Quana fu di certo l'Idea Italiana, quindi basta dal titolo si capisce che era anche questo giornale vicino ai circoli liberal nazionali. Uscì dal 1896 fino al 1914 e andò ad affiancarsi ai giornali principali che uscivano allora in Istria, che era sempre la Nascia Slova, che usciva dal 1870, al Proletario che uscì dal 1900, che era di indirizzo socialista, al Giornaletto di Pola, che è stato il primo quotidiano che uscì in Istria e uscì dal 1900 fino al 1915, al Polare Tagblatt, che uscì dal 1906 fino
del 1918, che era il giornale che usciva in tedesco e anche in trilingue, e che era portavoce del cosiddetto Partito della Marina, che era una specie di coalizione tra, quindi, circoli tra la Marina e circoli slavo-governativi. Quindi si affiancò l'idea italiana, che era organo del Partito Nazionale Italiano dell'Istria, con un programma espressamente antigovernativo, anticlericale e anche antislavo. Con l'avvento del socialismo, quindi della socialdemocrazia a partire dagli anni 90, il giornale quindi introdusse, non solamente il giornale ma anche il Partito Liberale Nazionale, introdusse anche un'altrettanta dura linea antisocialista. Comunque il giornale che dà uno spaccato con le sue rubriche non solamente della vita quotidiana di Luino, ma anche in genere dell'Istria, con le sue cronache istriane e rovinesi, ed era diretto da Giuseppe Bartoli, che dirigeva allora anche la tipografia dei quadri. Giuseppe Bartoli, che morì nel 1919. Questa è la testata dell'Idea italiana, che uscì dal 1894 fino al 1896 fino al 1914, quindi fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Presso Coana vennero stampati anche giornali di altre forze politiche, è così il caso della Verità, che fu un mensile filogovernativo e organo delle società di letture cattoliche, che fu in pratica il primo giornale per gli interessi cattolici, non solamente del Regno ma dell'Istria. Uscì anche La Lanterna, che vedete nel 1907-1908, soprattutto era vicina ai circoli studenteschi giovanili di tendenza radicale mazzeniana. Significava che nell'ambito del Partito Liberale Nazionale Italiano era venuta una spaccatura, quindi con una frazione radicale mazzeniana che si distanziò dal vecchio Partito Liberale Nazionale. Ma soprattutto uscì anche La Difesa dell'Operaio, giornale di particolare interesse per Rovigno, e che uscì per 6 mesi nel 1897, perché era sostenuto dal Gruppo Cristiano Sociale, che era stato istituito allora a seguito dell'enciclica del Papa Leone XIII, Rerum Novarum, che, visto il grande sviluppo della socialdemocrazia un po' dappertutto in Europa, ma anche sul territorio austriaco, intraprese quindi questo programma sociale rivolto soprattutto agli operai, a questa classe operaia che stava diventando sempre più numerosa di anno in anno, ed quindi era l'organo dei cristiano sociali di Rovigno, ed si assistette spesso, almeno dalle cronache, a Rovigno c'era la lotta quindi tra il garofano bianco e il garofano rosso. Il garofano bianco era il simbolo del cristiano sociale, il garofano rosso del Partito Socialista, che è fondato a Rovigno nel 1897. E quindi questo giornale fu interessante, importante, perché diffuse i principi del cattolicesimo sociale, lo ripeto, che si sviluppò anche in Istria, anche se ebbe non tanti proseliti, a partire quindi dall'edizione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Nella fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento uscirono tutta una serie di opuscoli, bozzetti folcloristici
volumetti che interessavano soprattutto in particolare Rovigno, così alcuni pozzetti e racconti vernacolo rovignese, opuscoli sulle feste rovignesi, sulla grande festa del centenario dedicato a Sant'Eufemia, sui vigili del fuoco, sul cimitero, sull'ospizio marino e anche su un fatto tragico successo nel 1895 dove apparirono in contrada della Musa, non so se 13 o 14 persone che erano andate a visitare a fare la veggia a un giovane morto, poi precipitò il pavimento e ci furono ben 13 morti. Poi anche pubblicò in quando pubblicarono cose sulla cultura di Bacca da Setta, sulla crisi vinicola, sul sistema metrico decimale di peli e delle misure, su altre cose soprattutto di interesse rovignese. Qui ho messo due cose, in frontespizi di I lamenti di Fiammiti incontro Piero su Murulli in dialetto rovignese, uno dei primi scritti in dialetto rovignese, poi Vita rovignese di Raimondo De Vescovi, bozzetti in vernacolo che narrano le vicende, la quotidianità dei pescatori dei Sapadori. Interessante per il 1892 la tipografia Antonio Quana pubblicò anche un almanacco per le famiglie rovignese istriane, un volume di 90 pagine con tutta una serie di incisioni e aneddoti, ma soprattutto con i Quana misero a disposizione 600 cromolitografie che erano la cromolitografia, io non sono assolutamente nel campo grafico, non intendo niente, però ho letto che queste cromolitografie quindi servivano per stampare disegni a colori. Purtroppo io non ho fatto nessuna ricerca, non so se presso qualche casa rovignese istriana si custodiscono ancora qualche esempio di queste cromolitografie che riprendevano motivi vari sia di Rovigno, dell'Istria, ma in genere la natura morte e di personaggi che hanno fatto la storia mondiale europea anche dell'Astro-Ungheria. Sarebbe quindi opportuno vedere se qualcuno ha a casa qualche cromolitografia stampata in occasione per l'almanacco per le famiglie per l'anno 1892. Siamo giunti quasi al termine, qua ho messo qual è stato l'apporto dell'attività tipografica giornalistica dei Quana. E quindi a partire dal 1859 per arrivare fino a 14, ma anche vedremo brevemente anche dopo. Innanzitutto per questa attività segnò una svolta rilevante nella storia delle fonti di informazioni, rivolte anche al pubblico più vasto e soprattutto anche al cittadino comune, perché prima non c'erano giornali, quindi tutta diciamo le fonti di informazione rivolte soprattutto a un pubblico colto. Favorì inoltre la nascita delle prime cerchie di giornalisti, quindi con l'avvio dei vari giornali ci volevano anche, quindi bisogna avere anche dei giornalisti preparati e quindi queste si formano le prime cerchie giornalistiche. Poi come abbiamo visto i giornali sono stati strumenti di propaganda e lotta politica, di diffusione di varie correnti letterarie e culturali. E soprattutto questa attività di Quana assicurò al giornalismo di Rovigno un posto particolare nel contesto regionale ed alto adriatico. Dall'altra parte, quindi, per quanto riguarda il genere, la cultura, possiamo dire che favorì l'attività quindi tipografico-giornalistica di Quana, favorì la cultura del libro e delle letture, concorse a combattere l'analfabetismo che era allora molto diffuso a Rovigno, tutti si lamentavano che c'erano molti analfabeti, ma non solo a Rovigno, in Istria. Infatti c'è stata a fine dell'Ottocento una grande campagna per far frequentare ai bambini rovignesi le scuole, perché di solito andavano i primi due o tre giorni, poi i genitori li prendevano in campagna, c'era la vendemmia e così non continuavano la scuola. E poi arricchì anche i fondi librari delle varie biblioteche, quindi locali, istriane e diciamo anche di altri territori, e quindi possiamo concludere che tutta questa enorme attività e mole di lavoro ebbe anche una
in genere una rilevante valenza sociale nel contesto, sia nel contesto rovignese ed istriano. Ahimè, come un po' avvenne in tutta l'Istria, la prima guerra mondiale segnò la fine anche della fase storica della tipografia coana. Come detto prima, nel 1919 muore Giuseppe Bartoli, che aveva avuto un ruolo importante sia nella tipografia ma nel giornalismo rovignese istriano. La tipografia continua a chiamarsi tipografia Bartoli Coana e venne nel 1933 acquistata da Antonio Gerini e diventa tipografia Gerini. Con questo nome opera fino al 1947, quando i suoi impianti vengono assegnati alla nuova tipografia cittadina, così si chiamava, diretta allora da Desiderio Gazzara, e diventa dopo poco parte dell'azienda artigianale 9 settembre. E nel frattempo lo stabilimento tipografico, quindi la tipografia cittadina, viene spostata dai locali della pescheria sul lago, dove una volta esisteva poi più tardi l'officina dell'Autotrans, e oggi c'è il negozio che non so, lungo la linea di Casellati che porta al mare. La parte centrale era quindi l'edificio in pianterreno, era la tipografia cittadina. Vi ho detto quindi che prima c'era questa continuità con l'Istar Grafica, perché praticamente nel 1956, con i macchinari della tipografia cittadina, con il concorso dei tipografi locali in testa Desiderio Gazzara, ma soprattutto anche col fatto che arrivano da Zagabria tecnici ingegneri che vogliono mettere su un'azienda nel campo grafico, nasce praticamente l'Istar Grafica che vive e vegeta ancora oggi. Quindi, come vedete, c'è stata praticamente questa continuità nell'attività, nella regione sociale, poi una continuità almeno attraverso i suoi macchinari in quella che oggi è l'Istar Grafica. Qua c'è una foto carità, non già. Le ultime, e quindi questa è una foto carità, e forse non so, il professor Poletti saprà che sono queste fotografie, abbiamo scoperto, ma saranno probabilmente i parenti parente del Bartoli o del Gerini, anche se non so se la data è giusta, 1923, potrebbe darsi che anche un anno più tardi. Le ultime, ho messo qua le ultime iniziative editoriali della tipografia coana, che tra le due guerre stampò soprattutto stampati vari, pochi giornali e pochi volumi, perché era ormai prerogativa di altre tipografie. Però stampò tre cose: l'Ardito, che era l'organo, è stato il primo giornale di Torinissa, cioè l'organo del fascio di combattimento fascista rovinese, che uscì per due anni nel 1919-20 e poi esce nuovamente nel 1941-42. Stamparono nel 1928 un volumetto che era dedicato ad Antonio Gandugio, in quell'anno, nel 1927, il teatro cittadino viene intitolato alla memoria, quindi no, all'attore Antonio Gandugio, quindi stampano una breve storia del teatro comunale, e poi stampano quindi la tipografia praticamente Gerini. Io sono la voce mensile stampata dalla parrocchia rovignese, diretto e redatto dal parroco Bartolomeo Codema. Queste sono le ultime cose interessanti che stampa la tipografia. Qua vedete la testata dell'Ardito. L'Ardito era il nome, questa settata riprese il nome del cacciatorpediniere che il 4 novembre sbarcò i marinai, quindi italiani,
eravamo alla fine della guerra, 4 novembre 1918 sbarcò i marinai a Rubigno, lungo tutta la costa istriana alla fine della guerra, della prima guerra mondiale, quando l'Istria venne assegnata all'Italia. Questo è il nome appunto del giornale che riprende il nome del cacciatorpediniere, e la testata di Io sono la voce, quindi il giornale della parrocchia di Rubigno. Concludo con questa immagine che ricorda che la città di Rubigno ha dedicato una via ad Antonio Foama, e ho messo una cartolina che dovrebbe essere stata stampata presso Foama con del saluto con un fiore del Rubigno, con la città vecchia, Sant'Eufemia, non so se era una gaeta, un battello, una batana, come le donne al terzo. Io vi ringrazio per l'attenzione, e se avete qualche domanda in merito lo potete